nel più piccolo meandro della mente. Libero e soave volo di volta in volta negli umori cerebrali, percorrendo le strade che portano ai neuroni, l'energia si sprigiona e diventa cosa viva, carica di incontrollata frenesia. Passa da un capo all'altro, mi assopisco e mi lascio andare, per vedermi dentro virtualmente, senza danno alla mia mente. Il susseguirsi dell'inconscio fa sì che io mi scrolli di dosso il fariseo, il profano e l'abietto, e mi spogli da tutto ciò che è materia e che esteriormente devi subire, il normale giro vizioso, quello d'ogni tempo. Lo faccio senza inciampare come hanno fatto gli altri, i miti dei vecchi tempi. La vita è il progredirsi di un'evoluzione, fa sì che sia vivo. Là è la chiave, il pensiero di saper condurre con discernimento. Là è la fonte primordiale, ciò che nessuno ti può negare. L'io vivo e inconfutabile di chi, anche se imperfetto nell'esteriore suo, dentro di sé ti vuole dire che ho a che fare con te. Se nulla io ti do se non la mia persona. Ciò non giudica se è giusto o no, ma dà da pensare. L'io, il completo verbo, ti dà da pensare.